Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. La domanda è: come proteggerti da una crisi finanziaria? Come devi fare? Come devi proteggere il capitale? Qual è la prima cosa da fare? Allora, la prima cosa da fare è una, ragazzi, una importante, ed è quella di diventare investitore. Tutti devono diventare investitore, perché diventare investitore ti cambierà la vita e metterà una pezza a tutte queste problematiche. C'è la crisi, non c'è la crisi, arriverà la crisi finanziaria. Quello che è fondamentale pensare per tutte le persone che hanno risparmi, che sono nel mercato del lavoro, è fondamentale pensare a una sola cosa: diventare investitore. Perché, ragazzi? Perché diventare investitore vi dà tre fondamentali vantaggi un po' su tutti. Il primo fondamentale vantaggio che avrai sarà quello di proteggere il tuo capitale. Proteggere il tuo capitale, e quindi qui rientriamo nella logica della crisi finanziaria imminente. Per proteggere il tuo capitale hai bisogno di conoscere la finanza, di diventare investitore. È una cosa che secondo me dovremmo insegnarla proprio a scuola, al posto dell'educazione civica. Insieme all'educazione civica insegniamo anche come diventare investitori, perché dovete proteggere la vostra ricchezza, che poi cos'è, ragazzi? Il vostro tempo, cioè quello che voi dedicate al lavoro, che è sotto forma di moneta sonante, di soldo sonante, ma alla fine quello che è fondamentalmente sono cosa? Il vostro tempo. Proteggete voi stessi, proteggete quello che avete dedicato a creare un gruzzolo, ok? Proteggete la vostra famiglia, la vostra cerchia familiare, la vostra ricchezza familiare, è fondamentale. Quindi non è prescindibile, è un obiettivo sociale diventare investitore. Per proteggervi da cosa, ragazzi? Immaginiamoci una cosa. Allora, adesso io qui lo dico, molti degli iscritti al canale lavoreranno nel settore bancario, io lo so già, e voi potete confermarlo nei commenti di questo video. Quando andate in una banca, ragazzi, quello che fanno nella filiale è vendervi un prodotto. Ora, il problema dov'è? È che non tutte le filiali hanno magari il consulente che è eticamente valido, che vi vende il prodotto più o meno adatto per voi, perché loro subiscono una serie di influenze pesantissime, per esempio dal lato budget. Devono fare budget, budget di qui e budget di lì, e quindi devono vendere, ragazzi, devono vendere, e vendere a volte anche prodotti spazzatura. C'è il pieno la storia nella nostra Italia, bene amata Italia, delle, ad esempio, obbligazioni subordinate vendute alla pensionata di Voghera. Ce ne sono tantissime di queste storie. Perché, ragazzi? Perché manca la cultura finanziaria, manca il diventare un investitore. Quindi voi che siete magari siete più giovani, soprattutto siete giovanissimi, dovete conoscere questa materia, perché è fondamentale capire che nessuno fa il lavoro per voi, neanche in banca. Quindi se voi andate in una banca dovete ragionare e dire: ok, io vado in una banca, so quello che sto facendo, mi propongono un prodotto, lo studio, lo guardo, lo analizzo, ok, ragazzi? Gli do un'occhiata, e se non lo capite e lo buttate, non dico dove. Il secondo vantaggio fondamentale che vi dà l'essere un investitore, diventare un investitore, è uno: il profitto. Semplicemente, quello più banale, però anche quello che vi dà più soddisfazioni, perché poi viene intanto dalla vostra conoscenza, ragazzi, che è fondamentale questo. Quindi se voi diventate un investitore, fate profitti sui mercati, perché non esiste solo un mercato, i mercati finanziari sono ampi. Per esempio, noi ci occupiamo di trading, però, ragazzi, esistono anche altri mercati. Io sono, per esempio, nel core business delle obbligazioni, li faccio da circa 12 anni, ragazzi, e quello non è trading, ragazzi, quello è matematica finanziaria, quello è analisi dei rendimenti, attualizzazione, prospettive di politica monetaria. Dovete conoscere un po' come funzionano queste cose, perché se voi diventate un investitore riuscite a fare anche dindini, ok? Non dovete solo pensare a cambio la vita, divento milionario. Sappiamo bene che questo non esiste, però potete assolutamente fare grandi passi avanti, e questo è molto bello, anche perché è fatto con la vostra mani e la vostra conoscenza. Terzo vantaggio fondamentale: se diventate un investitore, imparate a comprendere meglio la società in cui viviamo. Mi sembra poco? Vi faccio una serie di esempi. Vi propinquano alla TG delle improponibili notizie fake, voi siete un investitore, avete
un'idea precisa e puntuale di quello che è la società in quel preciso momento. Sapete distinguere se quella news è un fake o non un fake. Sapete dove stiamo andando. Sapete quando qualcuno vi parla, soprattutto politici, e qui la dico, qui la nego, se quello che sta dicendo è una boiata pazzesca oppure può essere effettivamente la verità. Riuscite a comprendere la struttura sociale anche, per esempio, del paese in cui si vive. E vi faccio un esempio, uno dei classici esempi. Chi di voi non ha mai sentito dire, per esempio, l'investimento più garantista, quello più sicuro di tutti è l'immobiliare? Ed è qui che casca l'asino. Non lo dicevo da un sacco questa frase, mi piace. Ok, l'investimento immobiliare è un investimento estremamente rischioso, ragazzi, e molto complicato da gestire. Quindi significa che è sbagliato? Assolutamente no, ma significa che va ragionato. Dovete diventare anche degli investitori per comprendere queste realtà, perché nel momento in cui andate a fare un investimento immobiliare in un territorio come quello italiano, ce ne sono tante di città in stato di purtroppo decrescita della popolazione in Italia, sapete se quell'investimento, quella casa che state comprando, è valida da un punto di vista di prezzo economico. Quindi se vi stanno spillando soldi che non recupererete mai, ragazzi, oppure vi stanno vendendo luci di Hollywood che non esistono. Allora, se voi siete un investitore, se voi diventate un investitore, comprendete la società, come si muovono i meccanismi, come si muove il mercato, dove stiamo andando, dove mira la politica della banca centrale, cosa dice un presidente, perché lo sta facendo, e avete un'idea chiara di quella che è la nostra storia. E ne potete parlare anche con gli amici, tanto non vi crederà mai nessuno. Va bene, oggi abbiamo fatto questi tre punti perché è importante diventare un investitore e perché vi cambierà la vita, ragazzi, ve la cambia, perché, come vi ho detto, intanto vi cambia la prospettiva sociale del vostro interno, tutto attorno a te, grande Ennio, ok? Vi cambia la prospettiva di quello che avete intorno a voi da un punto di vista sociale, comprendete molto di più, vi si apre gli occhi, open your mind. Poi la seconda cosa, fate profitti, perché se siete degli investitori fate dei profitti. La terza cosa, vi proteggete il vostro capitale, che è la vostra vita, il vostro tempo, tempo che voi avete dedicato per creare la vostra ricchezza, il vostro gruzzolo, e lo dovete proteggere perché si sa che in finanza, ragazzi, tanti squali mangiano. Bene, ciao a tutti, noi ci rivediamo in settimana col prossimo video, e vi ringrazio se mi lasciate un like, un pollicione su questi video, e soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e ditemi nei commenti quello che pensate. Cosa ne pensate di queste mie idee? Soprattutto, a qualcuno di voi che è diventato investitore e è cambiata la vita così come vi ho appena accennato, scrivetemelo nei commenti. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video.